oggi per tutta la giornata sarà presente, come vedete, già sul Verrocchio insieme a Giorgi, anche Fabio Magni, il mossiere ufficiale riconfermato uomo del Verrocchio anche per la carriera di luglio 2018. Seconda batteria con un cambio di monta, 7 cavalli alla partenza con il numero 1 Urmia che entra in questo momento montato da Giuseppe De Riu. Ieri impegnato, anche domenica impegnato nel Gran Premio di Montisciano. Urmia, 5 anni, mantello Sauro. È la volta del numero 2 Stallinec, questo cavallo baio molto molto imponente, montato da Ireneo Cabiddu. Quindi Rocco Betti monta Uncino. Uncino, cavallo che è nella scuderia di Jonathan Bartoletti, fratello di madre di Striceddu. Poi abbiamo il numero 4 Oppio, il grigio vincitore di palio montato da Giuseppe Angioi. Numero 5 Renalzos, cavallo di 8 anni ormai, acquistato da Roti proprio per il palio, ha già corso, e lo monta Enrico Bruschelli che lo prepara. Il numero 6 è Amiata, figlia di Fedora Sauda e Mr. Vegas, l'abbiamo vista anche lei impegnata nelle batterie di selezione del Gran Premio di Montisciano, una bellissima cavalla Amiata, allevata da Augusto Posta, la monta Bastiano Sini. Di rincorsa è Tempesta da Claudia. Ottima qualità quella di Tempesta da Claudia, cavalla da corsa che dall'anno scorso fa il circuito della provincia. C'è stata un'intemperanza da parte di Urmia e prontamente il mossiere ha sganciato il canape. Si riparte, quindi entra Urmia, cavallo un po' meno esperto rispetto a tanti altri. Si cerca di recuperare il più possibile una stagione disastrata dal maltempo. Poi c'è Stallinec, quindi Uncino, Oppio, Renalzos, Amiata, Tempesta da Claudia con Andrea Chessa. Qui c'è un ammontinio e siamo a giugno con cavalli che non hanno ancora acquisito le necessarie esperienze, per le necessarie conoscenze per poter poi fare il palio. Urmia in difficoltà, veramente paura anche del Verrocchio. Eccolo. Di nuovo tutti i cavalli al tondino, i canapi sono stati tesi, due abbassamenti di canape precauzionali per evitare incidenti, molto pronto il mossiere con Urmia che è molto preoccupata degli uomini allo steccato. C'è anche la commissione veterinaria ovviamente presente per controllare tutti i cavalli prima e dopo la prestazione sulla pista di Mosciano, dove si andrà avanti tutto il giorno con 7 batterie al mattino e 7 il pomeriggio. Ecco, entra Urmia con Giuseppe De Riu, Stallinec, Ireneo Cabiddu che ritorna ad allenarsi a Siena dopo un paio di anni di stop, era tornato in Sardegna, adesso invece con Dario Colagè. Poi Uncino, 5 anni, Rocco Betti è il fantino, il grigio Oppio con Giuseppe Angioi, Renalzos con Enrico Bruschelli e là. E poi Amiata, bella Amiata, eh? Oddio.
Partiti, bella la partenza, l'uscita velocissima di Bellocchio con Reinalzos dai canapi, buona l'uscita anche per Stallinek con Ireneo Cabiddu, quindi vediamo come prende bene la curva anche Amiata. Buono il galoppo di Reinalzos, stamani una bella apertura di fiato per il cavallino tutto pepe di Marcello Roti. Vediamo anche un galoppo sostenuto per Amiata, interessante vedere i nuovi cavalli, soprattutto figli di cavalli d'appaglio. Qualche difficoltà per De Riu con Urbia anche durante il galoppo in pista, spinge ancora Stallinek. Bello il galoppo di Oppio, ma su Oppio non abbiamo niente da dire, vediamo se c'è qualche difficoltà anche per Betti con Uncino. È stata buona anche la partenza di rincorsa di Tempesta da Clodia, montata da Andrea Chessa, una cavallina interessante Tempesta da Clodia, cavalla che è stata forte anche in pista alle regolari e che grazie al suo fisico sembra adattarsi abbastanza bene anche alla provincia. Oggi presenti anche tutti i capitani, saranno a pranzo con il mossiere Fabio Magni. Bene, termina anche questo galoppo, quello della seconda batteria qui a Mociano.